Massimo Vidori, Indipendenza Veneta, intanto ecco, ovviamente le chiedo di questa richiesta di rinvio a giudizio, come la pensate, cosa farete? Beh, io mi riallaccio all'ultimo messaggio che è ancora sullo schermo di Maria Marini perché nella sua drammaticità diciamo che dà corpo a una evidenza che tutto quello che lo Stato italiano fa lo fa per l'indipendentismo, promuove l'indipendentismo. Disastri individuali, personali, ma anche sociali che sono sotto gli occhi di tutti, mi viene in mente il primo messaggio che abbiamo letto, quello sull'inquinamento, purtroppo sono il frutto di una amministrazione nasce giacobina, come tale si incancrenisce e continua nel suo sviluppo con modalità assolutamente non aderenti allo sviluppo dei tempi, allo sviluppo della modernità. E cosa succede? Succede che se ci caschi dentro, se riesci, se vieni, se hai la sfortuna individuale, personale di essere preso, paghi un prezzo salatissimo. Non paga nessun prezzo chi non viene preso. Infatti qui abbiamo uno dei primi problemi di questo sistema, ovvero garantire mi aiuta magari l'avvocato Azzano Cantaluti, non essendo il mio settore specifico, mi pare si chiami positività della norma, ovvero le norme ci sono, potremmo discutere su come vengono interpretate, ma vengono applicate solo su chi viene preso, se delinque, intendo. Quello che manca è un adeguato controllo del territorio e la garanzia che queste norme vengano applicate in maniera adeguata. Se poi vogliamo ancora andare avanti, riallacciandoci a quello che abbiamo detto poco fa, su come queste norme vengano interpretate, beh, lì possiamo sicuramente trovare elementi discrezionali che però stanno nella peculiarità dell'attività di un giudice, quindi non entrerei in come il giudice interpreti la norma. Mi fa molto più impressione che la norma sia così poco attenta alle reali necessità di una società. Se la società cambia, e mi viene in mente per esempio l'apporto di culture diverse che sta caratterizzando la nostra società moderna, se la società cambia bisognerebbe che cambiassero anche le norme, oppure che le norme che ci sono venissero applicate in maniera sistematica, oppure che addirittura venissero insegnate. Non so se qualcuno di voi ha visto il video di quei tre ladri che sono entrati nella gioielleria prima di essere poi, uno dei quali è stato poi ucciso da stacchio. Sono tre, è drammatico quello che sto dicendo, mi rendo conto, ma se guardiamo il video di questi tre che sfondano la vetrina, sono tre poveracci, si muovono male, c'è uno dei tre ha una maschera di plastica sulla faccia che evidentemente gli impedisce di respirare e questo se la continua a spostare dalla faccia perché sennò non ce la fa respirare essendo sotto sforzo. Allora, quei tre soggetti lì non sono tre criminali con un piano o chissà che cosa, sono tre disgraziati che probabilmente erano attrezzati anche poco per sapere cosa stavano facendo, insomma. Allora, esistono nazioni molto più evolute della nostra che per esempio a coloro che entrano in questa società forniscono istruzioni, gli spiegano che cosa sta succedendo. Allora, di nuovo, abbiamo uno Stato che è pesante, burocratico, pieno di norme, pieno di regole, pieno di tasse e che ha 150 anni di storia, io da Veneto dico 150 anni, non 155, incancrenita e che ha perso la sua efficacia. Questo Stato, qualunque cosa faccia, praticamente qualunque cosa faccia, sta facendo promozione all'indipendentismo, perché è evidente che non funziona e bisogna cambiarlo. Allora, Vidori, vorrei solo dire però che domani poi ricostruiremo tutta la rapina di Ponte di Nato, che saranno qui Graziano Stacchio e Roberto Zancana ad un anno da questo colpo che non è stato messo a segno per l'intervento
di questo benzinaio, però erano attrezzati non poco, avevano fucili a pompa, Kalashnikov e poi vabbè, quelli che volevano entrare li abbiamo visti, sì, avevano queste mazze. Sì, beh, vorrei precisare che il termine che ho utilizzato io, attrezzati, non si riferiva all'attrezzatura tecnica, parlavo di attrezzatura culturale, cioè cosa stavano facendo. Questa cosa è secondo me importante, cioè uno Stato che si voglia definire tale non può accogliere le persone e piazzarle a destra e a manca garantendo 35 euro alla cooperativa che le gestisce dandogli una scheda telefonica e mollandoli in giro per il suo territorio pensando che questo sia assolutamente indolore. Queste persone vanno strutturate, vanno attrezzate con sufficienti mezzi culturali per potersi muovere in questa società.